Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie di Ratchet & Clank. Allora, siamo qua a Blackwater City. Anche se il pianeta non mi ricordo dove siamo, però siamo a Blackwater City. Allora, fatemi mettermi una cosa. Qui ci sono delle nuove armi. Questo com'è? Cos'è? Addio! E poi c'è Discotron. Comunque c'è pixelatore e Discotron. Lui ci sarà sempre. Probabilmente ce lo porteremo noi fino alla fine del gioco. Chiaramente lo terremo là, se è possibile. Niente, sono interessato a prendere Discotron perché è un'arma che può essere utile, seppur, diciamo, demenziale sotto certi punti di vista, però utile. Insomma, intanto andiamo di qua a destra, perché credo che di là, boh, non so se ci possa andare. Beh, comunque noi intanto andiamo qua a destra, eventualmente ci andiamo dopo. Ed eccoci qua a Blackwater City, stavo dicendo prima, no? Cos'è Blackwater City? È una città in cui per ora adesso abbiamo come scopo principale quello di partecipare alla gara di Overboard. Grazie al, diciamo, all'Overboard, cioè possiamo partecipare grazie all'Overboard preso Aridia da Skid McMarks. Per chi si fosse perso questo pezzetto in cui abbiamo ricevuto l'Overboard e altre cose comunque successe, vado a vedere il precedente episodio, che se non sbaglio è il terzo, no? Ora vado di sotto, e ora no. Insomma, detto questo, procediamo e guardiamo un po' sia la strada giusta, perché non vorrei che fosse quell'altra, sempre se possiamo andarci là. Boh, vabbè. Anzi, qui ci butto questo, me lo sento, può fa del bene. E così ne ha fatto, eh. Vai, bordalo con queste arti. Stavo in pensiero. Proposito, cosa che non ho fatto nel precedente episodio. Che cazzo è questo lancia predator? Questo l'ho notato adesso solamente scegliendo l'armi. Perché ormai ce l'avevo a, diciamo, a memoria, no? Per prendere le armi. E... che cazzo è? Boh, non è che mi soddisfi tanto, vabbè, però l'abbiamo presa gratuitamente, quindi fa sempre comodo. L'abbiamo trovata sulla nebula. Guardate lì che ganzata. Allora qua, ok, ora posso prendere Discotron e ve lo faccio vedere se non sapete cos'è. Guardate ganzo, eh. A regola deve avere le stesse funzionalità che aveva nei giochi, diciamo, che hanno fatto precedentemente. Ovvero ti fa ballare a tutti. In teoria non dovrebbe togliere comunque qualcosa, ma distrae i nemici e comunque può essere molto utile, soprattutto in alcune circostanze, quando sei veramente nella cacca e sei circondato da giganti e tantissimi nemici. Io ci metto 2 ore, bellino, molto carino per pesce. Boom! È salito il martello protonico, bene. Le altre come sempre si guardano qua con calma. Aio, addio. Ma mettiamo anche questo, vai. Messo quasi inutilmente perché era già meno male sconfitto. Qui un tempo c'era un mio amico
che mi vendeva il MIPS. Nella prima edizione del gioco, ragazzi, c'è uno che ti vende una delle armi, penso, più forti che abbiano fatto i Ratchet & Clank. Decisamente, secondo me, più forte di Rhino. Io sto parlando, diciamo, ai, tra virgolette, veri intenditori, con tutto rispetto. Perché questo, oltre ad avere una potenza impressionante, diciamo, anche seguiva, diciamo, i nemici. Cioè, proprio, erano come missili guidati, ecco. Quindi era straforte. Però era anche stracara, boia. Allora, intanto fatemi andare di là, che ho visto le scatoline, appunto. Papà, qui non ci posso fare niente, quindi no, mi sono costretto a usare lo swing shot. Dove mi fa andare? Dai, olè. Vai. Mamma mia signore, cosa, mamma mia. Cosa mi vuol dire? C'ho qualche baghettino per ora, chissà se magari uscirà qualche aggiornamento. Tanto questa è rarità, boom, preso. Ok. Now. Ah, non mi ha visto. Quasi quasi con il radiotano incompresso, appena c'è un rivenditore, modifico, anzi potenzio, dell'altro mio amico Zurkon. Mr. Zurkon. Ma no, prima fatemi prendere tutte le cinture. Poi si va giù. Poi ci si butta. Sempre su un casco primo. Sono fatti miei. Guarda come ballano tutti. Dai che tra pochino sale anche, salgano anche, diciamo, il guant, no? Granata a fusione. Aio. Comunque credo che quando ho premuto, diciamo, come si può dire, quella piattaforma lì, no? D'aver liberato loro, d'aver messo, diciamo, questi mostriciattoli, questi, sta melma contro, boh, cosa sono loro, gli osini che c'hanno quella sorta di aspirapolvere, insomma, loro, ecco, non so come cazzo si chiamano, però ho visto che Mr. Zurkon tra pochino risale, per l'ennesima volta ormai. Chiuso questa lì, succede qualcosa? Probabilmente no. Balla anche tipo questo cane armato lì. Madonna, ma quanto ce n'è? Intanto mettiamo un bel disco tranquillo, vai dai, ho cominciato a ballare, vai. Invece no, balla anche il cane armato, ma cosa vuol dire? Dai, dai, che così... Invece no, pensavo di riuscire a potenziare la da fusione. No. E eccolo lì, Mr. Zurko, livello 3. Spero che la gara possa riuscire.
No, non so come mai pensavo fossi già prima livello 3. Vabbè, mi sono sbagliato. Attenzione, gli va? C'è il bolt d'olio. Boom, il cavallo ultimo. Mi sentivo a disagio se non lo lasciamo libero. Il bolt d'olio lì come si fa a prendere? Boh. Lascia sta, lascia sta, via. Peccato però, eh. Comunque, anche se sono extra, fanno sempre comode botte d'oro. Vabbè, andiamo avanti, dai, non pensiamoci. Ottime notizie, la città è stata liberata dagli amici. Il merito va riconosciuto a due concittadini. Grazie, grazie a tutti, grazie. Lo so, c'è scritto, eh. Dovremmo essere arrivati alla gara di Overboard. Oh, yes! Sei qui per la gara? Sicuro? Che entusiasmo, mi piace. Ma a me non mi sembra tanto entusiasmo, però vabbè. Inizio tra qualche minuto. Sfida Ridgar, colpa di bronzo. Vai. Attenzione, si parte subito così. Un altro posto di, o che ho sempre notato, è che io me la sono sempre aspettata abbastanza semplice per sta gara. Magari sì, forse le streak sul livello bronzo lo sarà anche, però a volte è stata più complicata del previsto. Io voglio specificare una cosa, e lo penso averlo detto sempre e continuerò a dirlo. Io quando sto parlando delle cose, tipo qui ci dovrebbe essere la gara di Overboard, solamente perché ho giocato svariate volte, fra l'altro, alla prima edizione, e bene o male, questo essendo un reboot, no? Ovvero una riedizione, tra l'altro parecchio modificata, direi. Bene o male, appunto, come stavo dicendo, mi sono un attimo intippato, mi sono flippato a cercare di non cascare. Qualcosa so. E appunto, anche prima ho detto il discorso della gara di Overboard qui perché lo sapevo, o perlomeno me l'aspettavo. Cosa faccio con cerchio? Acrobazia in aria. Ah già! Anche l'acrobazia, vedi, questo me l'avevo scordato. Acrobazia. L'acrobazia è regola che dà energia poi per il tubo. La regola mi pare. Un primo. La regola sì, primo. Quindi dai che abbiamo vinto, dovremmo aver vinto, dai ragazzi che manca poco. E andiamo di first. C'è anche il podio. Tutti uguali, Vellart, cambia solo il colore della pelle. A parte quelli sfatti lì. Torna quando vuoi, qui i premi sono sempre ricchissimi. Non per niente ci sponsorizza la Gadgetron. Va bene. Boia. Record mondiale, no, dai, confronto a loro, però un minuto meno è tanto, Vince la Coppa d'Argento. Ma forse ci sono questioni più. Coppa d'Argento cosa ti fa? Boh, sì, vabbè, ormai proviamo a farle, dai. Però se mi dice poi sono questioni più urgenti, vuol dire che è una facoltativa, vedrai. Boh, però vorrei magari ti permette di sbloccare qualcosa. Sicuramente sarà più difficile, per il fatto c'è 1700 assi, diciamo, esplosive. Madonna, quando sei senza turbo è veramente, veramente piano. Dai, facciamo qualche acrobazia, via!
Ora se muoio perché faccio l'acrobazia. Mamma mia. Siamo un pensiero, Vasca. Meno male però sono sempre primo. Avevo meno male un po' di distacco. Guarda, si va piano. Oh yeah. Lo vedi a fare l'acrobazia, maledetto me, maledetto. Sono terzo addirittura. Ma che sono secondo, è lì il primo, vieni ciccio, olè. Faccio solo acrobazia, sì, basta. Un limito, fa quelle. Non ci credo, dai, che sono cascato. Andiamo, ripartiamo, dai, dai, ma noi siamo sempre lì. Speriamo di rimanerci, è l'ultimo giro. First, sì, first. Last lap. Quindi first lap. First lap è il primo giro. Dai, dai. Ah, se sto a testa chinata vado. E andiamo lì, via. Vinta club per gente. Tanto vale, proviamo a fare quell'olio. Vediamo se è fattibile. Ma se sono solo Bolt, sono? Cioè, sono tanti Bolt, eh. Però quasi quasi, allora facciamola. Non ti dice nulla, né cosa c'è in premio. In palio, via. Poi stavolta è sempre uguale, forse sarà più, saranno più veloci dell'altri, boh. Oddio, 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 oddio. Eccolo lì, anche il bordo d'oro. Madonna, inaspettatamente. Moia, ah, è il casino, eh. Qui si fa presto a scoppiare le assie. Ma anche noi. Allora, primo giro fatto. E siamo primi, buono. Ah, vedi, sono atterrato male per fare queste acrobazie maledette. Abbiamo anche una buona scorta di turbo. Dai bimbi, dai. Sì, bimbi, dai, riesci perché bimbi. E andiamo di, e anche la coppa ora è nostra. Ah, perché questo non era professionismo. Cioè, tutto vestasino per una carta di merda. Maremma cane. Via, nel frattempo fammi vedere anche l'altro. Ma ci siamo. Bene. Carta l'hai ottenuta. Oh mio Dio. E cosa vuol dire? Bene. Boia! Oh, ora posso, sto iniziando a capire il senso di queste carte. Il Rhino, ragazzi, penso che sia l'arma più forte del gioco. O almeno, di solito è sempre stato così. Bella roba. Le puoi scambiare? Scambia le oppie. Scambia con una carta. Quale c'ho? Allora, fatemi fare una, fatemi provare, dai. Allora. Ma ce l'ho più doppia? Mi pareva di avercene tante doppie, invece. C'è scritto ce n'ho 14 doppie. Dove cazzo stanno? Per 5, ok. Una raccolta di holoschede. Ah, ok, sono veste. Fine, ce n'ho 4, quindi non ce n'ho più.
E quindi? Ragazzi, ci capisco veramente poco. Boh, vabbè. Vai, tonfa! Niente, la gara di Overworld l'abbiamo fatta. E adesso cosa abbiamo conquistato? Niente. Sei tornato? Possiamo correre di nuovo? No, 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 cara, grazie, ti ringrazio, ma non ho più voglia. Apriti! Ora voglio, ora mi interessano tanto le carte. Ma devo andare di qua. Ancora? Basta! No, non ho più voglia. Ora dove devo andare io? Di va? Di va. Posso, aspetta, aspetta. No, no, no. Sono venuto da di va. Ah, devo andare semplicemente su, diciamo, il taxi volante. I 3 ore a capire cosa devo fare. Vabbè, bravo coglione, è nuovo. Quindi adesso c'ho da andare dall'altra parte. Ovvero di qua. Aspetta, fatemi leggere. Vieni a trovarmi. Allora, intanto riprendiamo tutto. Prendiamo anche il pixelatore e si prova. Sono curioso di sapere com'è. Nel frattempo le fa anche qualche potenziamento. Avevo detto di potenziare il mio amico Mr. Zurko. Quindi, non ricordo più 5. Tac. Allora, aspetta, fammi fa a modino tutto. Ok. Oi, oi, vado in paranoia. Tac. Tac. Aspetta, tac. Ok. Potenziamento di sospensione. Può accumulare il numero di Zurko senza che entri in combattimento. Buono. Poi ta 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 ta. Buono. Vai. Ottica iperbolica. Scan di nuova generazione per mezzo di Zurko rivelare i colpi di distanza ancora più distanti. Buono. Buono, buono. E ora basta. Non si può fare altro. E qui non ci può andare. Quindi si prova comunque a modificare. No, però teniamoli, dai. Eventualmente poi guardiamo un po' cos'è, cosa ne varrà la pena, ecco, cosa varrà la pena di essere modificato, usare i cosini, il raritarium. Boom. Cosa c'è? Spero le fogne. Attenzione, proprio, mi sa che c'è proprio lui. Che se le fogne, quel discorso ha fatto. È probabile, no? Credo. Ammazziamo loro perché ci fanno del male, se no, eh. Vai giù, compensaci te. Ma no, scusa, l'ho ammazzato uno, ne erano due. Vabbè. Oh. Sono i miei pesci, vero? Che devo ammazzarli, no? Sembrerebbe di no. Visto che Zurkon giustamente non è, diciamo, per niente resistente all'acqua, qui tanto vale, meglio non consumare munizione, meglio rischia, ecco. Allora, sì, bisognava solo levare l'acqua per ammazzare quel pesciolino del Kaiser. Quindi adesso a regola io non ho visti altri. Ma ci sta già anche l'idrozaino incorporato, bene. Oh, ciao Fred. Sì, è deciso di chiamare Fred. Oddio, c'era anche una scatola di delle lì che scoppiano, esplosiva, via. Ah, bene, che bontà, che profumino ci deve essere lì. Fuggi dalle fogne, addio. Che mezzo buio, vedi po' ogni tanto, vedi. Come se non bastasse. Qui c'è l'acqua, vedi.
ti viene sopra. Non ti salvo perché ti viene sopra. Addio, addio, addio. Sa che mi devo muovere. L'acqua sta salendo. Buongiorno Clank. La luce arrugginisce, ora ci penso. Nuova carta, dopo controlliamo cos'è. Tiriamo qualche bombata. Anche se credo che siano carte comunque prestabilite. Non credo sia una cosa casuale. Che mi sa che bisogna aspettare per forza che salga. Infatti d'improvviso sale così. E vabbè. L'acqua sta salendo. Non ce l'ho fatta, sì. No, invece no. Per un soffio. Ce l'ho fatta. Capisco che Clank abbia detto così quando ero già su. Va bene. Fuggi dalle fogne. Ale. Teniamo gli occhi aperti, Clank. Eccolo, la gente. È lui. No, non è lui. Aio! Lui è quello che vi dicevo prima, che dava il MIPS. Però che stavolta dice. Dice del Rhino, Rino. Oh, chiamamolo come vi pare. Questa volta invece ho addirittura lo scheletro. Prima volevano sbottere di morte. Così li hanno suddivisi e inseriti in svariate holoschede. Io e i miei soci saremmo molto interessati ad acquisire quelle schede. E quindi tutto il progetto. E fammi indovinare, se ti consegniamo tutte le holoschede ci costruirai l'arma? Esattamente, mio brillante amico. Tieni, prendi questo trapassatore. Eccolo il trapassatore, finalmente. Detta interessante mercanzia. Ale. In teoria non te lo da lui, però va bene, cioè in teoria. Qui sì, però come dio sempre per la 15ª volta e poi probabilmente lo dirò come sempre tutto il gioco. Nella prima edizione il trapassatore è regola, se non sbaglio, non lo trovi ma su Aridia al posto del coso all'acqua, che non devo dire il nome perché è impronunciabile. Sì, ok, me lo ricordo, sì. Difficile, eh? No, poi andando avanti sarà qualcosa più difficile. Secondo me c'è il Rhino, quella del Rhino. Nuova carta disponibile. Rhino. Ma ce n'è due tipi di Rhino? Rhino, Rhino 2, Rhino 3. Good. Good. Oh, me ne manca una. Boh, sei bello subito il Rhino. Bimbi, penso che sia anche vino, sa veramente, diciamo, abominevole a livello di forza. Tutti i gioia e l'arma, beh, chiaramente è la più forte del gioco stesso, ma è veramente impressionante. Cioè, non è dici, vabbè, magari level doppio, no, proprio, c'ha una potenza terrificante. Insomma, detto questo, dato che abbiamo il trapassatore, torniamo, come abbiamo visto nel precedente episodio, su... la nebula. Sì, ok, fa vedere. Parte la sia facoltativa. Trova lo schede. Per il resto non c'è altro. Anche questo è facoltativo. Torniamo qua. Dove l'obiettivo, la missione non è facoltativa, ma è principale. Sempre l'arma, ve la lì. Ce n'è altre 9. Tandam. Ho sbagliato. Pensavo fossimo lo swing shot. Sì, lo sappiamo. Ma triangolo per cosa? Guida. Ah no, ok. Autoviolazione. No, vabbè, allora non rischiamo. Facciamola, dai. Buono però, perché quando magari troveremo quelli veramente difficili compliati, cui c'è da perderci 8 minuti, fa comodo questa autoviolazione. Ringraziarvi per il duro lavoro svolto in questi mesi.
No, ho sbagliato, sarebbe meglio non usare il martellone, perché siamo così per un solo nemico. E lo rifaccio. No, meno male sono quelli dietro. Vabbè, oh, tanto si rompe le munizioni eventualmente. No, aspetta, cosa mi sta a significare quella lì? Ah, ah, c'ha così, c'ha tipo dei blocchi. Vai, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Un altro, un altro pezzo del rhino. Nuova carta disponibile. Ma se sblocco subito il rhino ora. Rhino 3. Quindi? Dì, siamo un pensiero. Se fa arrivare l'altro pezzo. X e poi X dopo salto. Anzi, prima il pixelatore che l'ho comprato non l'ho ancora usato. Bello. Ah, guarda cazzo! Trasforma tutti in cosi, no! Fare già Minecraft. Che roba è questa? Sembra che il presidente Drake stia formando un esercito. Oh, andiamo. E ora è il tempo di bailar. Nuovo livello, Discotron. Buono, vai. Poi si mette questo. E poi si usa il pixelatore. Tanto ormai ci siamo. Buono, è micidiale, eh. Ora non so se sto così forte perché comunque hanno già meno, diciamo, energia vitale. Il fatto che è forte, eh. Siamo di con. Pensaci te. No, questo lo voglio, con la granata a fusione si sale, dovrebbe salire, vero? Invece no, ancora no. Un po' sale, siamo lì. Anzi, siamo in Discotron, così si balla tutti, siamo tutti contenti. Le butta a caso. Usiamo questo, così la porta bene a sale. Questa volta lì non lo sento. Infatti è una fusione. Ora alleniamo Tom. Poi pixelatore. Ma brutti, ma diventano così subito. Pensavo quando diventavano proprio di fatti, diciamo, a pixel, vedi che erano morti. Invece no. Allora, chi è che mi spara? Ce l'abbiamo fatta? Ma le vede, no, se si succede qualcosa. Di solito c'è qualcosa. Dico, anche la musica! Fatta, siamo stile pixel, 8 bit. Erano 8 bit, vero? Mi pare di sì, vabbè. Allora, mi fai salire. Dai, oh, che palle. R1 e sali. Olè. Ecco, come se non bastasse. Mi sono anche fatto del male da solo. Boh, mi ricordavo qualcosa, infatti. Non mi sbagliavo, meno male. Non è male comunque, è pixelatore, eh? Una buona arma. Allora, sblocchiamo i trapassatori. No, allora loro due fanno sì.
Di solito quando c'è questa sorta di combinazione dovrebbe essere così, infatti. Per stavolta è andata bene. Addio. Attenzione, intruso. Sei entrato nel laboratorio sperimentale di una bestia dentuta blargiana. Il presidente Scott Drake ha preso il sacrificio. Capitano, sapevi che il progetto di Drake è una bestia dentuta blargiana? Davvero? I rapporti dell'intelligence non ne parlano. Mi aspettavo qualcosa di meno pericoloso. Ma non temere, basta che ricordi quello che ti ho insegnato. E cosa mi hai insegnato? Capitano? Allora, guardiamo un po' come battere questo mostro qui. Allora, la vita vi? La vi po', maledetta miseria, mi sono bruciato. Ok. Ma in parte io col combustore, perché voglio allenare. Balla col disco, Tron, fai provare. Che bello, che bello. Ah, si batte con questo. Come vedete ogni colpo fa salire l'esperienza dell'arma. Quindi tra poco adesso, ora boom, si dovrebbe infatti, dovrebbe aumentare il livello infatti. Poi zucco, va bene. A me questa mi fa schifo, ma la provo uguale. Magari è l'unico modo per allenarla un po', magari non so, poi diventa forte. La cosa che mi pare di capire è che la cosa buona di quest'arma sembrerebbe il fatto che vada proprio a comunque colpire, no? Cioè che quello che... proiettile, chiamiamolo vi pare, che parte comunque va poi a colpire l'avversario, se nonostante magari la mira sembra che non lo permetta. Allora fammi provare a vedere se è vero. Vabbè, infatti è più grosso, quindi in teoria non fa uguale. Mettiamo anche Zurko perché ha messo. Io rimetterei anche il disco tron un'altra volta per sicurezza, balla un po' in ociccio, vai. Allora. Dai, è arrivata metà vita, ci si può fare ancora disco tron. Qualche lui metto, vai. Martello. Dai. Non mi fa cap, però la vana siega, no, via, qua di combustore. Dai, risale un pochino. Ancora disco, tron, vieni. No, perché era andato il disco, tron. Dai, l'ho messo. Consumato male. Vieni giù, compensaci te. Boia. Bene, vai di disco, tron. Vai. O ci si va sempre di vesta, che comunque non è male come arma, quasi guarda. Ci si allena. Voglio anche Zucco però. Vai, vai, ci si è fatta, vale. E andiamo di. Vai. Addio, addio, addio. Sì, come ha fatto a volare lì lo vorrei sapere, però attenzione. Mi arrendo. Dici cosa? Dici cosa hai? Un attimo. Dici cosa sai sul piano di Drake? Oh. Grazie. Sì, diccelo. Posso darti questo infobot? No. Questa volta guardalo tu. Io mi prendo 5 minuti. È stanco, ne vuole più. Salve, stupidi Lark. Se state guardando questo infobot, siete stati scelti per la beta di prova della mia ultima invenzione, il Jetpack XK81. Nei primi test erano emerse delle piccole imperfezioni, ma sono lieto di annunciare di aver risolto ogni intoppo. Ora potrete usare il Jetpack XK81 per volare in cielo e avere la meglio su quei perdenti che si spostano ancora a piedi. Jetpack XK81.
disponibile presso la nostra base di Gaspar. Il dottor Nefarius declina ogni responsabilità di morte, mutilazione o danni al sistema nervoso. Capitano? Insomma, via. Ci si è fatta. Quindi ora ci sarà nuove coordinate che lei è Gaspar. Ma è impressionante. Attenzione. Pacchetto di holoschede. Vediamo se si trova, boh, il Rhino, anche se io non credo. Mister Zurko. Bello. C'hai molta sufficienza per usare un filogistico e guarda caso ne ho appena ricevuto uno. La torna sulla navicella, sì, sulla stazione. Ehi, ai Ranger farebbero comodo dei jetpack. Perché non ne recuperiamo uno? Ma guarda un po', ma guarda un po'. Così ti assegnerò la per nulla letale missione di recuperare un jetpack. Il capitano Quark deve volare in alto. Eddie, ti pare? Insomma, avviamoci allora, via. Vabbè, l'energia non c'è bisogno di prendere. Se nel caso si prende dopo, ma credo che comunque abbiamo recuperato tutto. Allora, vediamo un po'. Facoltativo, fronte Blood. Andiamo visto su questo pianeta nuovo per trovare questo caschettino. Boom, andate Meilenstein per meteorite. C'è mai qualche video, qualcosa? Se non c'è, infatti Nova, ora non lo rompo perché mi ha rotto gli oglioni. Vabbè, comunque ragazzi, io direi di terminare l'episodio qua. E niente, quindi nel prossimo episodio esploreremo questo pianeta e probabilmente troveremo anche questo quella chiamata, questo Osovi, insomma, questa specie di jetpack, insomma. Vabbè. Insomma, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio, via! Ciao ragazzi, alla prossima!